Salve Malesani, allora, con Vanessa Leonardi Buonasera. per l'analisi di questo Bologna che vola, 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 veramente a proposito di sogni. Vanessa. Sì, Ilaria, intanto volevo sottolineare questa cosa, perché Malesani prima guardava la classifica, collegandomi a quello che diceva proprio Sconcerti, il Bologna è a 39, avrebbe 42 punti, e lui recriminava che voleva stare dall'altra parte, Ilaria, della grafica, della classifica, perché dice non ci mettete mai sulla parte sinistra, perché insomma, a sottolineare il grande campionato, ecco qua Ilaria, vedi, stanno a destra e Malesani vuole essere a sinistra, quindi le ambizioni continuano, vuole... lei sarebbe come la Juve, a 42 punti, quindi questo Bologna Europa League. Bologna che va forte, non lo so cos'è, però va veramente forte. Sorprende anche me, però si è innescato un meccanismo di mentalità giusta, quella che noi andiamo in campo e siamo tosti veramente. E va bene così, è cambiata la mentalità dentro questa squadra. È cambiata la mentalità, si è visto anche oggi, perché è una squadra che ha dato l'ennesima prova di maturità, una squadra che ha saputo sfruttare l'occasione che gli è capitata con il gol di Ramirez e soprattutto ha saputo soffrire fino alla fine perché il Lecce ci ha provato. Quindi un'ennesima prova di maturità. Sì, sa interpretare bene la partita la mia squadra perché all'inizio abbiamo spinto di più, abbiamo colpito il momento giusto, potevamo raddoppiare perché probabilmente se Ramirez forse ha fatto quello più facile, se faceva quello, ha fatto quello più difficile di gol, se raddoppiavamo forse avremmo sofferto un po' meno. Però è vero che abbiamo sofferto nel secondo tempo un po', ma grossi pericoli non ci sono stati nella nostra porta. Io te lo lascio, Ilaria, con questa battuta. A questo punto si firma il contratto perché il Bologna è salvo. No, l'ingegner Consorte ha detto che noi dobbiamo essere salvi matematici. Io mi allineo a lui perché è stato quello che in realtà ha salvato il Bologna e gli siamo tutti grati noi all'interno dello spogliatoio, all'ingegner Consorte. Ilaria. Mamma mia, che pragmatismo l'ingegner Consorte, per carità, lui deve fare dei conti altri, però è un Bologna eccezionale, insomma, ne Ma avrebbe 42 di punti, ne ha 39. intanto Vai. Ilaria volevo dire che Regione Malesani hanno diritto, no, cioè no, è proprio gli spetta di diritto il Stare posto a dall'altra sinistra parte della perché sono classifica. davanti a Cagliari, per cui per differenza reti, cioè quello che fa tutte e due le cose che farebbero a questo punto la differenza, cioè la differenza reti è superiore a Bologna e l'ordine alfabetico, che è l'ultima cosa, è ancora davanti a Bologna. E Per poi a cui Bologna si sta gli tocca. sempre meglio a sinistra che a destra, diciamo, no? Quindi Tu dici mettiamola proprio a al di sinistra. là delle situazioni calcistiche, va Andiamo bene. su. Su questo Andiamo non a so se è sinistra o a sinistra. d'accordo Malesani, su No, questo, vabbè. non No, entrerei invece dentro. Ramirez mi sembra un giocatore, anche lui è mancino, mi sembra uno veramente forte. Oggi ha determinato in attacco, anche se Di Vaio l'ho visto muoversi tantissimo. Quindi la maturità di Di Vaio, vabbè, ovviamente ha la sua età, però è straordinario lì davanti insieme a Ramirez. Sì, no, Ramirez oggi finalmente ha fatto la partita che non aveva fatto negli ultimi tempi. Ha attaccato, ha difeso come deve fare, perché appunto l'esempio viene da Di Vaio. A me mi viene da ridere, perché se lo fa uno a 35 anni non vedo perché un giovane non lo debba fare e perché tutti lo difendano quando io dico che deve anche difendere. Non capisco, non si fa crescere il giovane così. Però io vado avanti per la mia strada e poi lui oggi ha fatto quello che doveva fare. A me è piaciuto tantissimo come partecipazione al gioco corale, poi i colpi ce li ha, è veramente un ragazzo da grande futuro.